Ciao a tutti, immaginando di essere con voi, vicino a voi, magari seduti sul tappeto, quello che sembra un prato, quello che abbiamo all'asilo, seduti sopra i nostri cuscini, quelli che sembrano dei fiori, vorrei provare a raccontarvi una storia con il contenuto di questa scatola. La storia è quella dei tre porcellini. Adesso provo a raccontarvela. Vediamo che cosa trovo. Allora, c'erano una volta uno, due, tre porcellini. Erano ormai diventati grandi e volevano provare a cavarsela da soli. Allora decisero di costruirsi una casetta ciascuno. Il primo porcellino pensò di costruirsi una casa di paglia. E allora, in fretta e furia, con un mucchio di paglia, ci fece una porticina ed ecco che si costruì la sua casetta. Il secondo porcellino invece decise di utilizzare i chiodi, il martello e dei pezzi di legno. E anche lui, con un po' di lavoro, riuscì a costruirsi una bella casetta di legno. Il terzo porcellino si mise al lavoro e con tanto impegno decise di costruirsi una casa di mattoni. Iniziò a prendere i mattoni, a metterne uno sopra l'altro, utilizzando la calce, e costruiva. Ci mise molto tempo e molto impegno. I suoi fratellini gli dicevano: "Ma stai ancora costruendo la tua casetta? Ma quanto tempo ci vuole? Noi stiamo già giocando e tu sei ancora lì che costruisci la tua casa." Ma lui non si perse d'animo, continuò a costruire la sua casetta, ci mise un bel tetto e quando fu finita poté andare dentro a riscaldarsi. Si impegnò molto l'ultimo porcellino perché da quelle parti si diceva che nel bosco girasse un lupo affamato. Ed era proprio così. Eccolo qui il lupone. Infatti il lupo, appena aveva visto che i porcellini si stavano costruendo delle casette, decise di andare a trovarli. Andò per primo dal porcellino con la casa di paglia. "Ehi, porcellino, fammi entrare!" disse il lupo. "Ci penso nemmeno!" disse il porcellino. "Dai, porcellino, fammi entrare nella tua casa di paglia!" Io lo so che tu mi vuoi mangiare!" "Ah, porcellino, non mi apri la porta? E allora io mi metterò qui dietro e soffierò fortissimo, fortissimo e farò volare via la tua casetta. Guarda, uno, due, tre." La casetta del primo porcellino era volata via e il porcellino fece appena in tempo a correre a casa del secondo fratello. Quando anche lì arrivò il lupo. "Porcellini, fatemi entrare, lo so che siete lì dentro." Lupo, non ti apriremo, non ti apriremo la porta. Lo sappiamo che tu ci vuoi mangiare." "Dai, apritemi la porta della casetta di legno, altrimenti butterò giù anche questa soffiando." "E va bene, l'avete voluto voi, porcellini. Allora io soffio."
Sono bastati due soffi e anche la casetta di legno è crollata. Ah, ah, ah. Presto, scappiamo, scappiamo! Dissero i due porcellini che corsero a casa del terzo fratello, quello che aveva costruito la casa di mattoni. Si chiusero in casa, guardavano solo dalla finestra, perché anche lì arrivò presto il lupo. Ehi, porcellini, toc toc toc, aprite un po' la porta, sono il lupo. No, lupo, non ti apriamo nemmeno questa volta. Tu ci vuoi mangiare, lo sappiamo bene, ti conosciamo benissimo. Porcellini, aprite quella porta, su, non fatemi di nuovo soffiare. No, lupo, non ti apriamo, non ti apriamo per niente. E va bene, anche questa volta soffierò fortissimo. Soffia, risoffia. Il lupo non riesce a buttare giù la casa del terzo porcellino. Però gli viene un'idea. Passerò per il camino. Ha, ha, ha. E così salì in cima al tetto, andò sul camino e poi scese giù. Peccato che i porcellini avevano messo sul fuoco un pentolone per fare il minestrone. Ed è proprio lì che il lupo finisce. Splash! E il lupo, con la coda tutta bruciata, scappò via nel bosco e mai nessuno lo vide più. I tre porcellini, invece, poterono così uscire e andare fuori, giocare, correre, saltare, ballare. E vissero per sempre felici e contenti, tutti e tre nella casa di mattoni. Beh, spero che questa storia vi sia piaciuta. Io vi mando un bacio grande, un abbraccio forte, vi pensiamo e vi siamo vicini in questo momento difficile. Alla prossima, un abbraccio grande. Ciao!